tutti ragazzi e bentornati da Pigiambers e Mister il Silenzioso. Questo è un episodio di Lego in gioco, ragazzi, in cui faremo sempre degli altri dogi, ragazzi. Molto bene, come ha detto Pigiambers 08, nello scorso episodio abbiamo sconfitto i fantasmi di Moro e Cryptor. Ok, ragazzi, vediamo un po', saltiamo come sembra questa parte. Adesso, ragazzi, noi ci ritroviamo sempre a Ninjago City Centro. Ok, perfetto, ragazzi. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Allora, quanti dogi dovrebbero rimanerci? Allora, abbiamo sconfitto Cryptor, Moro, i gemelli del tempo, Nadakan, ce ne mancano altri 4, se non ricordo. Perfetto, ragazzi. Quindi diciamo che forse questo potrebbe essere il penultimo, perché siccome ne facciamo 2 alla volta. Ok. Ok. Però dopo questo video faremo proprio il video di quando abbiamo tutti i personaggi. E vi mostreremo, ragazzi, vi mostreremo le abilità, vi mostreremo le loro storie. Esatto. Ok. Allora, entra pure. Ok, adesso. Molto bene. Noi abbiamo fatto cose come si scende. No. Facciamo qua. Sì. Non è che qui ci sta Paito. Molto bene. Qui c'è Paito. Molto bene, qui siamo Kai e il maestro Wu. E credo che questo sia proprio il dojo di Pytor. Hai detto bene, Pyjumper. Pytor è l'ultimo della razza Anacondrai. Lui ha risvegliato il Great Devourer con le 4 lame. Con le 4 lame. Sì, è quello che è, Kai. Poi, molto bene. In questo dojo, Pyjumper è il maestro Wu e io sono Kai. Poi, Pytor si è alleato con l'Overlord digitale, quindi anche con Cryptor. Diciamo che erano, diciamo, amici, però si odiano da morire. Quindi ora sono bloccato. Oh, sono bloccato. Oh, riesco a muovermi. Aspetta, ora so cosa fare. Ragazzi, a quanto pare Pyjumper 08 ha un piccolo problema. Lancia il bastone! Sì! Lancia il bastone! Elevati! Brutto! Ora riesci a muoverti! Ma maledizione, vaghi! Lasciate stare il maestro! Allora, maledizione! Sì. Diavolazzo. No, vattene.
Ti proteggerò io, amico! Vattene! Oh, madonna mia! Ci penso io! Oh. Questo proprio è un dojo molto impegnativo. Sembra anche che è molto grigiato. Perché? Ai! Ai, ai! Lasciatelo stare! Nessuno tocca la mia panna! No, no, cavolo! Ed eccolo qui, Pythor! E io che sono sempre glitchato e che non riesco a muoversi! Quindi devo... E lasciatelo, lasciatelo! Ah. Dio, raga, dov'è? Dov'è? Ti proteggerò, maestro! Scusa, non vedi andare! Non ve l'ho detto, ma il peggior nemico di Pythor, nemico, è proprio il maestro Wu! Che fortuna, guarda! Non l'ave... E va qui! Aiuta! Arrivo, arrivo, arrivo! Ai! Come hai usato? Dai che l'ho quasi finito, dai che l'ho quasi fatto! Ma se mi sono spente! Perché? Perché ti glitchi? Dimmi che l'ho sconfitto, dimmi che l'ho sconfitto! L'abbiamo sconfitto, signori! Dici. No, fammi ancora! Non faccio nemmeno la nostra vittoria! A quanto pare qui il maestro Wu ha avuto un piccolo problema tecnico. Va bene, ragazzi. L'ultimo dojo, sperando, camminando, poi... Molto bene! Ora vediamo che cosa abbiamo sbloccato. Nuovo record! E in più delle bustine! Abbiamo sbloccato Pythor! Pythor! Perché l'abbiamo combattuto! Poi Scales! Scales sarebbe il suo secondo braccio destro! Però Scales, una puntata dei fratelli del tempo, ha aiutato i ninja! Sì! Sì, appunto, prima erano nemici ninja! E dopo sono... diciamo sono diventati tipo colleghi molto bene, con le virgolette, ragazzi, colleghi con le virgolette, dici sono colleghi, però non è che non si odiano. Diciamo che sono colleghi segreti perché non si devono far vedere, stanno sotto terra. Una spia è in pratica, spia. Sì, tipo, sì, sono tipo delle spie. Molto bene, abbiamo fatto catacombe striscianti. Il prossimo dojo, ora ve lo facciamo vedere. Però, aspetta, prima non si riesco a muovermi. Sì, facciamo tipo facciamo tipo un check-up. Sì, riesco a muovermi. Meno male. Bene. Allora, vediamo un po'. Tomba bruciata. Non l'abbiamo fatto. No. Che dici? Ok, andiamo. Qui! Chi è Cosby? No. Io lo so. Sì! È Cosu! Qua siamo Lady Drago di Ferro e Lloyd. Madre e figlio. Madre e figlio. Allora, io come sempre faccio da libro di Ninjago. Io sono il libro di Ninjago. Cosu. Tu sei quello con la I di info. Ok, grazie, grazie. Lo apprezzo molto. Cosu è un guerriero di pietra. Proprio. È un suo. Questi sono i suoi guerrieri di pietra. Che con le gocce del Great Devourer si sono risvegliati. No, raga, speriamo che dormano oggi. Quindi Cosu sarebbe. Mamma.
Il seguace dell'Overlord, ma non digitale, lo spirito. Ok, io sono... Bene, io sono Lady Drago di Ferro. Avete notato che abbiamo la stessa spada? Perché in questo abbiamo avuto? Questo è il figlio. Combo! Siamo già arrivati all'ondata 2. Prima caduta sono io. Ne manca uno. Ah! Ti sei a dire, scusa? Oh. All'attacco, figliolo! Sì. Direi proprio che questa è un'idea squallida! Bene, tocca a lui! Ed eccolo qui, ragazzi, Kozu! La nostra intrusione deve essere punita. Eccolo qui, Kozu! Addio! Ciao, idiota! Tocca il mio meglio! Tocca il mio meglio! Bene! Anche Kozu è stato sconfitto e... questo è stato divertente, almeno mi sono mosso. Vabbè ragazzi, direi che per questo episodio possa essere tutto. Prima di salutarci vediamo che cosa abbiamo sbloccato. Sempre il nuovo record. E le bustine. Abbiamo sbloccato Lloyd Kendo. E poi Kozu. Kozu. E un guerriero di pietra. Uno dei suoi guerrieri. Vabbè ragazzi, direi che per questo episodio possa essere tutto. Dateci una marea di like, condividete il video agli amici per fare vedere. Se volete mettete anche qualche commento al video. Esatto ragazzi, iscrivetevi ai nostri canali di e mister il silenzioso. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.